Ciao a tutti! Oggi sono qui per parlarvi del kazoo, questo strumento che sicuramente tutti avete visto, l'avete sentito in tantissime canzoni, ma in tanti mi hanno chiesto come si fa a suonare perché non riescono a tirarci fuori il suono, invece è una cosa semplicissima. Ma prima di tutto, voi l'avete sentito in canzoni, per esempio, tipo Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Oppure in canzoni di Pino Daniele, tipo cose di tanti anni fa, Natazzurriele, Caffè. Come se avete sentito, il suono è simile a quello del sassofono. Anche se è un po' più squillante, è quasi una via di mezzo tra un sassofono e un richiamo per le papere. Però questo suono, se ben usato, accompagnato da altri strumenti, non è così fastidioso e anzi rende bene. Ci sono vari tipi di kazoo. Quello che risuona meglio è quello di metallo. Di solito sono fatti di ottone, però purtroppo, come vedete qua, hanno un difetto, si ossidano anche abbastanza in fretta. Poi ci sono quelli di plastica che non si ossidano, però non hanno un bel suono. E ci sono quelli di legno, li ho provati anche loro, hanno un suono molto caldo, più caldo di questi di metallo, però col tempo purtroppo all'interno assorbono umidità e tendono a deformarsi e a non suonare più bene. Quindi ogni tipo di kazoo ha i suoi pro e i suoi contro. Come è fatto il kazoo? Il kazoo è questo arnese che vedete, è un semplice tubo di metallo, tubo, sono due piastre di metallo, vedete che sono saldate tra di loro da una parte e dall'altra. Sulla piastra superiore c'è un foro sul quale si appoggia la membrana. È fatta di solito di carta velina o di plastica sottile, 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 sopra la quale c'è una ghiera che si avvita per tenere ferma la membrana. Come vedete, lo strumento è semplicissimo, non ha parti difficili da montare, da smontare, è proprio una cosa semplice, vi faccio vedere. Si svita la ghiera, si fa così. Si batte un po', resta il buco e ecco la membrana all'interno, sottilissima, semplicissima. Per riposizionarla basta rimetterla in giù, rimetterla dentro al buco, facendo attenzione che sia centrata e si riavvita la ghiera. Ben stretta in modo che la membrana sia fissa e lo strumento è pronto per essere suonato. E ora vediamo come si suona. Tutti quelli che non riescono a tirare fuori il suono è perché sono convinti che in questo strumento si soffi come negli altri strumenti a fiato. Invece qui non si soffia, non bisogna soffiare, bisogna cantare. In pratica il suono che esce dallo strumento è il suono della voce del suonatore, modificato dalla vibrazione della membrana e amplificato dalla struttura dello strumento. In pratica, per emettere un suono, se si soffia, non escono suoni, bisogna proprio cantare una nota sola, di solito si usa una U. Così, tutto qui. Proprio facilissimo. È una cosa che più semplice non si può. Naturalmente bisogna fare un po' di pratica per il fiato, per la respirazione, perché come qualsiasi strumento a fiato bisogna che i polmoni funzionino, soprattutto se si fanno dei passaggi molto lunghi. Come qualsiasi strumento a fiato bisogna avere tanto fiato, ma questo è ovvio. Il suono di base dello strumento è questo.
Però si può modulare semplicemente appoggiando due dita sul foro, perché con uno, a meno che non abbiate il ditone gigante, che però un dito non basta, di solito con due dita, e per modulare il suono basta aprire e chiudere, modificare l'apertura del foro da dove c'è all'interno la membrana, in modo da modificare, da modulare la produzione del suono in questo modo. Si possono fare effetti di modulazione. Oppure effetti di vibrato. E ci si può sbizzarrire in tutti i modi per suonarlo. Ci si può sbizzarrire in tanti modi, basta avere un po' di fantasia. E anche come strumento, anche se sembra una cosa molto folcloristica da usare in canzoni popolari, infatti di solito è stato usato in canzoni folk o in canzoni popolari tradizionali, però con un po' di creatività si può usare in qualsiasi genere musicale, infatti l'ho usato, per esempio, sentite qua. Bene, adesso sapete come è fatto il kazoo, come si suona,
Perciò non vi resta che suonarlo. Quindi buone suonate a tutti. Oh yeah!